Andiamo a collegarci con Paolo Notomista, presidente dell'Associazione Giovani Legali. Buona giornata, avvocato. Buonasera Massimiliano, grazie per l'invito e buonasera a tutti i telespettatori. Allora, vorremmo sapere intanto l'Associazione Giovani Legali perché è nata, come è nata, qual è il proprio scopo. Allora, diciamo che l'Associazione Giovani Legali è una realtà abbastanza recente, opera soprattutto sul foro Plontino, Tribunale di Torre Annunziata, Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata, a cui apparteniamo. È stata, diciamo, fondata il 1 febbraio 2017, ma è stata resa pubblica poi il 25 del mese successivo. È nata, diciamo, come una scommessa tra tanti giovani colleghi all'epoca nei corridoi del giudice di pace di Torre Annunziata. Noi per l'80% sono tutti colleghi che fanno parte, diciamo, del foro appunto Plontino e che operano soprattutto a seguito della riapertura sul giudice di pace di Gragnano. Non so se conosci un po' i posti della provincia. Gragnano sì, no, li conosco anche perché insomma sono una località note, non ci sono stato, ma sono località note. Ti invitiamo quando vuoi, sei nostro ospite. Beh, è un piacere. Comunque, ecco, una bella zona. Sicuramente avrete tanto lavoro da fare perché, insomma, la situazione è, non so, infrastrutturalmente come siete messi dal punto di vista... Abbastanza bene. Gragnano, diciamo che è il comune capofila di un consorzio di comuni che hanno voluto, tu sai, il Ministero, a seguito della possibilità della riapertura degli uffici di prossimità, ha delegato la gestione ai comuni. Il comune di Gragnano, che è un comune relativamente piccolo, si è fatto portatore degli interessi dei cittadini, ha creato proprio un consorzio a cui fanno parte 7 comuni, proprio dei Monti Lattari, che sono Casola di Napoli, Lettere, Pimonte, Agerola, Sant'Antonio Abate, Santa Maria la Carità e Gragnano come capofila. Questi 7 comuni, a cui poi fa parte la giurisdizione del comune di Gragnano, diciamo, portano avanti questo ufficio con degli sforzi che i bilanci dei comuni in questo momento non è che se la vedono tanto bene. Quindi, diciamo, con qualche sforzo, un po' con le associazioni presenti sul territorio, cerchiamo di andare avanti. Assolutamente. Notonomista, cosa fate voi come associazione di giovani legali per la formazione della giovane avvocatura? Perché? Perché la formazione sarà quella poi che rappresenterà il vero e proprio tratto distintivo, soprattutto per l'avvocato post-Covid, post-emergenza, perché chiaramente anche l'avvocatura come categoria dovrà un attimino ripensarsi, riflettere su se stessa e magari puntare molto sulla formazione per andare a intercettare anche quei settori che nel post-emergenza saranno più, diciamo, dal punto di vista del mercato più appetibili. Assolutamente. Tra l'altro la formazione è, diciamo, uno degli obiettivi principali dell'associazione, perché noi giovani crediamo molto nelle specializzazioni. Diciamo che siamo stati anche fortunati perché siamo capitati in un periodo di transizione tra quello che era scritto e il telematico. Noi giovani, spesso definiti nativi digitali, siamo sicuramente favoriti da questi strumenti informatici. Non a caso, per far fronte a questa emergenza del Covid-19, tutti parlano di procedimento cartolare, procedimento scritto, appunto cercando di potenziare anche quello che è il PCT, il processo civile telematico. Ma tra l'altro il legislatore ce lo insegna, tant'è vero che il telematico è uno strumento che è stato poi potenziato ed esteso ad altri tipi di giudizio. Io ad esempio mi occupo in maniera quasi esclusiva di diritto tributario e da poco sappiamo che anche il processo tributario telematico è entrato in vigore come quello amministrativo. Quindi noi puntiamo sia alla formazione professionale, ma ogni nostro convegno molto spesso finisce con una pillola di deontologia, perché noi dobbiamo ricordarci che prima del professionista vengono le persone, quindi cerchiamo di curare anche i rapporti con il collega, i rapporti con i clienti, i rapporti con il magistrato, con le istituzioni forensi, quindi cerchiamo di dare una formazione a 360 gradi. E una cosa che mi preme ricordare, giusto per far capire qual è lo spirito di questa associazione, che appunto è composta da tanti giovani, e il fatto che ad ogni sospensione feriale organizziamo anche un piccolo evento goliardico, delle serate danzanti dove partecipano anche magistrati e tutte le istituzioni forensi, presidente della Corte d'Appello, del Tribunale. Quindi è un modo per fare squadra, anche perché non è che si può pensare che l'avvocato sia
l'antagonista del magistrato, del giudice e viceversa. Il processo si fonda appunto su vari soggetti, ed è bene che ci sia massima collaborazione anche per il buon funzionamento degli uffici giudiziari. Sono due facce della stessa medaglia, e poi non dobbiamo mai dimenticare che il fruitore finale del servizio giustizia è il cittadino, o nel mio caso il contribuente. Quindi... assolutamente, come diritto tributario, assolutamente. Senta, avvocato, una cosa. Voi, tra l'altro, come associazione giovani legali, avete fatto una proposta per la ripresa delle udienze, dunque per riaprire in sicurezza. Questo però cosa significa? Non lavorare di meno, ma lavorare meglio e far lavorare a pieno ritmo la macchina della giustizia. Allora, parliamoci chiaro, detto proprio fuori dai denti, questa situazione colpisce soprattutto i giovani, perché l'avvocato che ha 30 anni di professione alle spalle, ha le spalle un po' più forti e quindi può permettersi uno stop di 1, 2, 3 mesi dell'attività giudiziaria. Il giovane avvocato che si appresta oggi alla professione o comunque ha fatto da poco un investimento per aprire uno studio e mettersi in proprio, trovarsi in un blocco del genere significa paralizzare tutti quegli sforzi fatti fino ad oggi. E proprio sabato scorso, sabato 2 maggio, abbiamo protocollato una richiesta al Consiglio dell'Ordine di Torre Annunziata. Abbiamo fatto una serie di proposte concrete, ve le illustro brevemente. Allora, diciamo che ci sono due ipotesi, una subordinata all'altra. La prima, appunto, è quella che si basa sull'articolo 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, ovvero la cosiddetta trattazione scritta. La nostra proposta è stata soprattutto rivolta verso il giudice di pace. Questo perché? Perché il giudice di pace in primis è il luogo più frequentato dalla giovane avvocatura. Il tribunale ha già una struttura con un processo telematico e purtroppo al giudice di pace non è stato ancora esteso. Quindi stiamo cercando di canalizzare le forze per migliorare quel servizio giustizia proprio in questi uffici, che poi sono i giudici di prossimità, che trattano quasi l'80% del contenzioso italiano. Noi questo non lo dobbiamo dimenticare. Quindi bisogna sensibilizzare proprio il legislatore, il governo e anche gli stessi presidenti del tribunale, a cui il ministro della giustizia ha dato una responsabilità abbastanza grossa, perché gli ha dato libertà di organizzare e gestire autonomamente questi uffici in un periodo di crisi. Io personalmente avrei preferito una linea unitaria su tutti, diciamo, i giudici di pace in tutti gli uffici, perché non è possibile che l'avvocato che viene a Gragnano deve comportarsi in un determinato modo, poi ti sposti a Roma e invece trovi un altro protocollo con delle altre procedure. Quindi questo diventa veramente impossibile. E la nostra proposta, come dicevo prima, si basa su questo articolo 83, che parla appunto della trattazione scritta. Per inciso, l'articolo parla di giudice istruttore, quindi non di tribunale. Quindi se noi gli facciamo un'interpretazione estensiva, possiamo ben capire che questo istituto può essere portato anche davanti al giudice di pace. E la nostra proposta si basava proprio su questo, cercare di trattare tutte quelle udienze dove le attività istruttorie non sono così importanti come tutte le udienze documentali, oppure le udienze ex articolo 320, ex articolo 321, dove la presenza del procuratore o della parte non è fondamentale al buon esito dell'udienza, per riservare poi la trattazione, diciamo, classica, quella orale in udienza, a un numero limitato, che sono pure 6-8 udienze al giorno per le udienze istruttorie, ovvero le prove testimoniali, i giuramenti CTU, dove effettivamente c'è un flusso di persone un po' più ampio. E l'unico problema, giustamente, che ci veniva sollevato in questa proposta, che poi abbiamo cercato di risolvere, è quello legato allo svolgimento delle prime udienze, perché davanti al giudice di pace il convenuto può costituirsi anche in udienza. E questo è un problema, perché c'è una lesione del diritto della difesa, perché uno deve avere la possibilità di visualizzare quello che il convenuto ha prodotto e poi eccepire magari per controbattere a quello che è stato appunto scritto dal collega.
davanti al giudice di pace, non essendoci un fascicolo telematico dove il collega potrà depositare, ovviamente uno ne può prendere visione solo in udienza. A quel punto avevamo proposto uno strumento, il giudice in prima udienza, se il convenuto era costituito, allora magari con un po' di collaborazione tra i due procuratori, quello di parte attrice e quello di parte convenuta, si faceva una sorta di verbale dattilo scritto e poi si mandava alla PEC dell'ufficio. Mentre ove il convenuto non era costituito e avesse optato per la costituzione in udienza, il giudice d'ufficio rinviava la causa nello stato a 7 giorni. A quel punto il procuratore di parte attrice si faceva parte diligente, contattava il collega di parte convenuta, si faceva inviare la documentazione e così poi da ripristinare la situazione precedente, ovvero fare sempre un verbale da tiro scritto ove c'erano tutte le eccezioni formulate. Questa proposta è ancora al vaglio del presidente del tribunale, che non ci ha ancora risposto. Il CO ha trasmesso e siamo in attesa. In subordine avevamo fatto un'altra proposta, quella di limitare i procedimenti, diciamo con la trattazione classica, a 30 fascicoli al giorno, con una distanza di 10 minuti uno dall'altro. 10 minuti può sembrare un tempo ridicolo per la trattazione dell'udienza, ma per i giudizi documentali sono abbastanza, è un tempo abbastanza sufficiente, sì, perché anche in questo caso se si tratta di udienza per 320 o per 321, il collega può sentirsi tranquillamente con il collega di controparte e a quel punto organizzarsi, venire in udienza già con un verbale dattilo scritto, depositarlo nel fascicolo e poi attendere il provvedimento del giudice. Quindi penso che siano cose fattibili, tra l'altro no, è accoglibile, però è assolutamente accoglibile, intendevo assolutamente. E tra l'altro abbiamo sentito già l'ASL e il comune di Gragnano, e i quali si sono resi disponibili ad igienizzare gli ambienti appena l'udienza sarà finita, quindi ci assicurerà anche questo tipo di servizio. Vabbè, assolutamente, sì, anche perché la sanificazione diventa obbligatoria sulla base del DPCM del 26 aprile. Paolo Notomista, presidente dell'Associazione dei Giovani Legali, Foro di Torre Annunziata, avete raccontato non solo per quanto fate l'associazione, quanto fa per la formazione, anche con le serate ludiche, queste sono cose veramente carine. È la prima volta lo sento dire, ma lo accolgo con favore, anzi lo rilancio. E poi le vostre proposte per quanto riguarda chiaramente la ripresa delle udienze in totale sicurezza per far lavorare la macchina della giustizia. Vi ringraziamo, è stato un piacere conoscervi prima su Facebook e adesso invece sugli schermi di Giustizia Caffè. Grazie. Grazie, buon proseguo.